Se il tuo video farà 100.000 dislike, oddio no, voglio che compri il mio libro. Come on, skin and love, just last the year. Buongiorno a tutti ragazzi, qui Ciccio Gamer. Oggi siamo qui per comprare finalmente il libro del mio youtuber preferito. Entreremo in questa Feltrinelli, venite con noi. Troppo pieno di parole che non riesco a comprendere. Ciccio. Io penso sia qui il libro che da me di a 6-10 anni. Abbiamo trovato i libri di Vegas, ma a noi non ci importa, noi vogliamo il libro di Ciccio Gamer. Quindi continuiamo la nostra ripresa. Ciccio, l'ho trovato, Ciccio! Ciccio mio, amore mio! Per questa nostra ultima avventura è tutto, abbiamo preso il libro, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Pappa via! Auguro parola! Auguro parola! Auguro parola! Sai che intro ho fatto per questo video? Che intro hai fatto per questo video? Ah, Ciccio! Ciao in brasa a tutti ragazzi, qui Blur. Oggi finalmente vi riporto la pluripremiata candidata all'Oscar con 8 personalità diverse nei miei video, mamma Blur, per questa intervista doppia. Le domande, lo sai chi ce le farà? Sofia. Oh shit, quante cazzo ne sai? Ce le farà Sofia, la mia ragazza, Blurella. Siete più famose voi che io, fra un po'. Senza dilungarci troppo, vi dico solo due cose al volo. Una ovviamente sono... un grande. Sono i like una cosa. Ah beh, certo, i like. Io direi che a 60.000 like, dimmi se li vale, intervista doppia con mio padre. Mamma mia, in bocca al lupo. No, perché si è creato questo mito. Ti sei sempre vista te, però è anche giusto. Quindi regà, 60.000 likes per quella con mio padre. In più vi faccio sapere che Ciccio ha una faccia simpaticissima comunque. Se ci avesse il ciuffo rosa che mo si è tagliato, ni giri al tonno. L'altra cosa era praticamente che venerdì questo uscirà un'altra mia intervista doppia, però non sul mio canale, però su quello di Ron. L'ha fatta con me e un'altra persona che non vi dico. Detto questo, penso possiamo passare al video direttamente, che dici? Certo. Lo mandi tu? Passiamo al video. Devi far diventare scuro il video. Sì, vabbè, però dovevamo salutare. Vabbè. Ah, vabbè. Non ti preoccupare. Ciao a tutti. Nome? Gianmarco. Anna Rita. Di che anno sei? 1996. 1959. Qual è la frase che ti dice sempre tuo figlio? Scialla. Quel colore ti sta benissimo, è insopportabile una tortura. A quanti anni ti sei sposata? 25. Tu cosa stavi o starei facendo a quell'età? Probabilmente a 25 anni starò a sbronzarmi da qualche parte. A quanti anni hai avuto il primo cellulare? Primo cellulare l'ho vinto a scuola di Gianmarco con il numero 68. Primo cellulare, prima media se non sbaglio. No, sto di una cazzata. Primo superiore. Primo superiore. Sai cos'è Facebook? È il libro delle facce. Sì, so cos'è Facebook, sfortunatamente. Twitter? Sì. Twitter, tweet, l'uccelletto, è un modo per dire le proprie opinioni molto rapidamente. Instagram? Porca puttana che sì. Per me è un mistero. Sei tipo da social? Io penso che se ci fossero stati i social quando io avevo 16 anni sarebbe stata una cosa pazzesca. Mai fumato? Una volta a 16 anni un tiro di sigaretta e basta, mi sembra. A 11 anni fumammo una sigaretta con mia cugina chiusa in bagno. Fumammo nel senso che tiravamo solo il fumo. Erba invece? No. Assolutamente mai. Mai ubriacati? Porca puttana sì. Tante volte. Volontariamente no. Che cazzo significa? Nel senso che mi sono messa a bere. Per allora è volontariamente. No, quello non l'ho mai fatto. Ah, beh, allora. Però reggo poco il vino. Che periodo rivivresti della tua vita? Le materne e le elementari sicuramente. Rivivrei questo. Canzone preferita? Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Forse non ce l'ho. Cartone animato preferito? Detective Conan. Mi fa sempre ridere Paperino, perché mi piace come parla. Invece film? Blow. Mission, con Robert De Niro. Sai quanti iscritti ha adesso tuo figlio? Mi ricordo i primi 100.000, poi 200.000, poi forse più di 400.000. Tu quanti pensi di meritarne? 10. Cosa pensate di YouTube? La nuova TV. Penso che come tutte le cose può essere uno strumento positivo e può essere anche uno strumento pesantemente negativo, ma com'è la realtà? Ci sono problemi quando dovete girare sketch insieme? No. Troppi. Non sa tenere in mano la telecamera, se sbagli qualcosa ti bacchetto.
Troppi. Elenca due youtubers che sai che Gianmarco non sopporta. Allora, un ragazzo che sta attaccato sul soffitto della stanza, non so come si chiami. Come si chiama? Anthony. Poi so di questa battaglia che c'è stata con Ciccio Gamer, ma non credo che lo odi proprio. Elenca due youtubers che non sopporti. Leila 2000 dalla parte cattiva, Ron dalla parte buona perché mi fa vedere quanto la meritocrazia sia andata a puttane su YouTube col passare del tempo. Due di cui guardi spesso i video? Zano e Ron. Uno con il quale vorresti collaborare? Io Tobi. Cosa pensate della situazione Blur Ciccio Gamer? Penso che seduti a un tavolino insieme sapranno parlare nel modo migliore. La più bella storia d'amore degli ultimi 10 anni. Grande. Mentore di vita? La bellezza. Nessuno, anche se poi i miei genitori mi hanno dato tanti insegnamenti, io stesso. Quanti joystick pensi abbia rotto tuo figlio? Ecco, questo è un tema terrificante, siccome costa un sacco di soldi, non mi piace che li rompa. Blur, quanti joystick hai rotto? Ah beh, vi fate in conto dei King che sono 7, fate per 2, ne avrò rotti 15-16 all'incirca. Per 80 euro l'uno? Chi è tra voi due più sognatore? Beh, penso tutti e due. Io penso. E realista? Lei. Gianmarco è realista. Più simpatico? Io. Gianmarco. Più preciso? Gianmarco. Ah, io. E più bello? C'è pure da dire. Gianmarco. Come vi vedete fra 10 anni? Io mi vedo con 10 anni di più. Partendo dal presupposto che sono o pessimista o ottimista, o sotto un ponte o tipo un uomo ricco, bello e famoso. Sei credente? No. In Dio no, forse. Non lo so. Un pregio dell'altro? Ha tanta pazienza. Gianmarco è forte. Un difetto dell'altro? Si cura poco. È misterioso. Mamma Blur, chiedi like come farebbe tuo figlio. Allora ragazzi, mi raccomando, mettete più like possibile a questo video. Salutatevi. Ciao Gianni. Bella, ma? Salutate chi sta guardando il video. Ciao cari. Ciao. Avete un sacco di pazienza. Ti è piaciuta questa intervista doppia? Sì, mi sono divertita, sì. Spero che in sé supportiate questa sorta di serie di interviste doppie. Ovviamente potrò pure portarle con qualche youtuber, un'altra con Zano se qualcuno mi segue da tanto tempo, dai 30.000 iscritti. L'avevamo già fatta, anche se poi ci eravamo basati su Ron e Shock del tempo. Da noi è tutto, ricordiamo sempre il like. Arriviamo a 60.000. Così vi cuccate, papà Blur, terribile. Ciao.